Volevo chiederle se con le debite proporzioni si può fare un paragone tra quello che è successo a Trapani e Fiorentina, cioè entrambi avete sfiorato una grande impresa lo scorso anno, voi la promozione, la Fiorentina era prima a un certo punto, come si riparte con lo stesso allenatore dopo una impresa sfiorata e come si ritrovano le motivazioni dopo quello che è successo? Sì, questa è una domanda, non perché le altre non lo saranno o non lo sono state, però molto intelligente, nel senso che poi alla fine, almeno per quello che mi riguarda, c'è la paura o il rischio di aver paura di non ripetersi. Questo credo che sia un limite enorme, non per dei professionisti, per chi comunque svolge il nostro lavoro, io in qualità di allenatore, i giocatori come giocatori. La sfida è ripetersi. È quella la sfida, o ripetersi magari non a quei livelli alti, però di essere protagonisti. E qualcuno è andato via perché si è spaventato. E quindi meglio così. Voglio che i giocatori, soprattutto quelli che sono rimasti dell'anno passato, si riattivino con lo stesso entusiasmo, con la stessa consapevolezza, e credo che in parte sarà la stessa cosa anche per la Fiorentina, insomma non bisogna mai perdere quello che è la componente fondamentale per il nostro mestiere, insomma l'entusiasmo, la voglia di superarsi, di superare, insomma è chiaro che la Fiorentina ha una qualità tecnica enorme, oggi l'amichevole che fortunatamente, dico noi abbiamo giocato, dico fortunatamente perché la Fiorentina di per sé è già una squadra che ti impone un tasso tecnico elevato, anche in Serie A quasi tutte le squadre l'ho viste giocare come abbiamo giocato oggi noi, quasi tutte le squadre, cioè in difesa, perché la Fiorentina ti costringe a giocare in quella maniera tua a metà campo, e quindi ho benedetto questa partita perché ci ha imparato a soffrire, ci ha fatto capire determinate cose e ti fa crescere come personalità. Altre domande? Mister, buonasera, complimenti per la prestazione. Volevo sapere se si è fermato prima e dopo la partita, giusto qualche minuto per parlare con Paolo Sosa, e se ci può spiegare la cosa crede, cosa pensa di questo allenatore, sulle sue capacità tecniche e non solo. Grazie. Beh, innanzitutto non sembra, cioè, l'idea che sia un galantuomo, un signore di grande educazione, di grande rispetto nei confronti delle persone, non degli allenatori che incontra. Questo secondo me è già un grande viatico, visto un pochino la miseria che c'è in giro nei rapporti umani, quindi sotto questo punto di vista è già un fuoriclasse. È chiaro che ci siamo semplicemente salutati e fatti a vicenda quelli che sono i rituali in bocca al lupo per quello che sarà la prossima stagione, insomma, voglio dire. Quindi è solo questo. Però se voi mi chiedete di Paolo Sosa, vi dico che è una persona, un uomo di grande classe. Mister, buonasera. Buonasera. Una curiosità: dopo la scena che riconcilia con il calcio dell'abbraccio di Oddo a Mister Cosmi, con una città che è rimasta colpita dal gioco, dall'impresa, lo stadio di Trapani era una bolgia, come riparte uno come Cosmi, un grande motivatore? Qual è la prima frase che oggi ha detto al momento in cui i suoi ragazzi l'ha ritrovati? Si riparte per vincere, scordiamoci il passato, andiamo avanti, siamo sempre noi, ecco. Guardi, siccome è venuto fuori postuma la mia affermazione l'anno scorso, io in precampionato ho detto la stessa cosa, anche se eravamo assolutamente non considerati, anche giustamente, voglio dire, quindi non tra le squadre che potevano lottare, però io alla squadra il primo giorno di ritiro ho detto due cose: io voglio tornare in Serie A, o mi ci portate voi o acquisto una società di calcio, insomma è un pochino più complicato la seconda cosa, e quindi ho pensato che non era una provocazione, però loro piano piano hanno capito la mia provocazione e ci siamo andati vicino. E quindi quest'anno non ripartiamo da zero, quello è sicuro, però non bisogna ripartire da troppe certezze, è quello il rischio, insomma, capire perché abbiamo fatto quei risultati e perché abbiamo dato quell'espressione di gioco, è la cosa un pochino più difficile, però è quella sulla quale bisognerà battere.